Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora ragazzi, approfitto di questo bel sole, adesso ve lo faccio anche vedere. Guardate che bel sole che c'è. Sono le 3 del pomeriggio, è l'orario più caldo della giornata. Ne approfitto per controllare le scorte e soppesare le arnie. E in questo video vi faccio vedere la praticità della tecnica del telo di plastica sopra i favi, in modo che vi rendiate conto della comodità di questa pratica anche nei mesi più freddi come questo. Quindi procediamo, andiamo a vedere dentro le cassette, andiamo a controllare il volo, le porticine, facciamo un po' di cose, cerchiamo di fare velocemente perché adesso il sole comincia già a scendere, tra un paio d'ore sarà già buio pesto, quindi dobbiamo fare questo apiario e un altro e andiamo. Eccoci qua ragazzi. Allora, questo è il candito che do io, Apifonda. Devo dire che è un ottimo candito perché anche con questo freddo, io ce l'ho fuori in una casetta fuori, rimane comunque abbastanza morbido, vedete, rimane, non viene durissimo e le api lo consumano bene. Per soppesare le arnie, come vi ho spiegato ma non vi ho mai fatto vedere, si fa in questo modo qua: si mettono due dita sotto, si solleva, questa qua è pesante. È bella pesante. Ad esempio questa invece che stavo controllando, già qua a vedere io avevo scritto a metà settembre poche scorte dai candito dopo sublimato. Allora qui la situazione è questa, possiamo vedere le nostre api che sono in glomere, sono tutte qua, adesso spero che si veda bene. Nel caso avessimo dubbi possiamo dare un colpetto. Si sente già il ronzio. Ecco, possiamo dare già un colpetto. Eccole lì, eccole qua. E il bello del cellophane è proprio questo, che io posso aprire anche se c'è freddo, non creiamo uno sbalzo termico eccessivo dentro l'arnia e soprattutto adesso possiamo anche dargli da mangiare, perché adesso io tiro su un attimo il cellophane, gli do una panetta e copro subito, faccio senza coprirmi o senza e tutto il resto. Adesso vi faccio vedere. Ecco, allora le api sono un po' svegliate, coprono un glomere che praticamente copre tutta quest'area e sento un ronzio persistente. Spero che non sia dovuto a orfanità, perché di solito quando il ronzio persiste è probabile che ci sia un caso di orfanità, però questo lo vedremo poi in primavera. Adesso io opero in questo modo qua, semplicemente, ecco fatto. Le api giustamente si incazzano, facciamo finta di niente e abbiamo già fatto. Mettiamo sotto il nostro taccuino, è fatto. Ragazzi, io penso che questo metodo qua sia veramente una figata, perché a parte che col freddo noi non mettiamo tutto, non mettiamo nulla, e aprendola così con il cellophane non andiamo nemmeno a creare uno sbalzo termico all'interno del nido. La camera che sia sotto al favo rovesciato ci permette di dare il candito, ci permette anche di creare uno strato isolante tra coprifavo e nido, quindi questa camera d'aria che rimane all'interno piano piano si scalderà con il calore del glomere e sarà comunque più calda dell'aria che invece abbiamo esternamente. Quindi adesso io vado avanti a pesare tutte le casette di questo apiario, poi dopo vi faccio vedere il controllo delle porticine e della mortalità delle api, vi faccio vedere se va tutto bene o se c'è da preoccuparsi. Ecco, allora ho fatto il giro, ho nutrito chi era basso di scorte, le ho aperte tutte, le ho pesate tutte, quelle che erano giù di scorte ci ho dato il candito e un chiletto a testa, secondo me ce ne abbiamo fino a fine gennaio, se poi le temperature continuano ad essere queste, guardate qua c'è un freddo becco, adesso ci saranno 6 gradi. Comunque ripeto, con la tecnica del telo in plastica
Le possiamo aprire anche se hanno se abbiamo 6 gradi, eh. Facciamo una cosa veloce, non patiscono. Allora, le famiglie sono abbastanza belle. Adesso volevo farvi vedere un po' per darvi un'idea. Davanti alle porticine cosa trovate? Allora, qua ad esempio abbiamo 3 api morte davanti. Allora, cosa dobbiamo fare? Apriamo qua. Guardiamo dentro. C'è un po' di moria di api. Poi con la leva facciamo così. E guardiamo cosa salta fuori. Questa roba qua è vecchia, putrida. Io qua calcolate che è da novembre che non ci metto più mani. Quindi sono pulite. Se voi fate questa cosa qua una volta a settimana, dovreste trovare 10-20 api morte. Adesso qua ad esempio non ce n'è. Adesso ne facciamo un'altra. Le api adesso sono tutte ferme, sono tutte in glomere. Difficilmente usciranno ad attaccarvi. Anche qua abbiamo 3 api morte. Lì sotto si vede, ce n'è qualcuna qua sulla rete. Ecco, qua in un mese abbiamo queste api qua. Quindi io mi sento molto molto tranquillo nel dire che i trattamenti hanno avuto l'effetto sperato. Adesso vediamo un altro giro. Ecco. Così, ragazzi, è una cosa proprio minima, eh. Consideriamo che dentro abbiamo di media quegli 6-7 di api, eh. Quindi trovare 20 api morte è proprio il minimo sindacale. Qua stessa situazione. Anche qua, ecco, questo qua è quello che c'è, proprio sanno. 2, 4, 6, 8. Però ripeto, io qua sarà la seconda volta che faccio questa operazione qui. Quindi andiamo bene. Trattamenti hanno funzionato. E vi volevo far notare un particolare. Allora, io ho le arnie sopra i travetti così. E quando ho sollevato i cellophane erano tutti senza condensa. Le uniche che ho trovato con condensa sono queste, perché queste qua invece di avere il travetto hanno il bancale, ergo poca circolazione d'aria, pochissima circolazione d'aria. Abbiamo questo strato qua che non fa entrare abbastanza aria dal fondo alla roa, da qui. Quindi ribadisco ancora una volta nel dirvi che le api d'inverno stanno molto meglio senza i cassettini, stanno molto meglio con una circolazione di aria il più ampia possibile. Qua purtroppo ho il bancale, adesso in primavera vedrò di toglierlo questo bancale qua, ci metterò sotto 2 travetti anche qui, perché cosa succede? Il legno si imbeve di umidità e piano piano la va a rilasciare, che va direttamente dentro il nido, e questo non va assolutamente bene. Quando noi abbiamo sui cassettini, adesso i cassettini ce l'ha tutti lì per terra, quando noi abbiamo sui cassettini capita spessissimo di trovare uno specchio d'acqua nel cassettino, come un fondo bagnato. E questa è la stessa cosa che avere il legno umido sotto, e provoca tanta tanta umidità dentro le nostre arnie. Ecco, adesso qua sta uscendo una. Allora, qui vediamo un po'. Ecco, la situazione è sempre la solita, vedete, qualche ape morta c'è, magicamente. Api con polline o roba varia non ce n'è, perché qui siamo ancora lontani dalla fioritura del nocciolo. Ecco, qui abbiamo un po' di api morte anche qui. Qui hanno provato a spingerle fuori, vedete che sono proprio contro alla porticina. Qua hanno provato a mandarle fuori le spazzine, ma c'era chiuso, non ci sono riusciti. Ecco, vedete, questa è la situazione, no, è normale, ottimale. Abbiamo pochissime api morte nelle nostre cassette. Ecco, vedete,
Io giuro, non sono mai ancora venuto qua a pulire. Sarà un mese e passa che non vengo a pulire. Tiriamo via queste cose qua, le togliamo queste. Dobbiamo fare queste piccole operazioni qua. Però è meglio avere le porticine, se no si infilano dentro i topolini e fanno il nido perché trovano il calduccio. Anche loro, poverini. Qua sta uscendo una. Guardiamo questa. Anche qui, vedete? Qualche pina morta c'è. Ecco, quindi ragazzi, adesso io vedo ad andare nell'altro apiario, faccio la stessa identica operazione che ho fatto qua e poi ci si vede tra un mese, anche un po' di più, metà gennaio, fine gennaio. Si ritorna a dare un altro controllo per vedere se hanno scorte, se c'è ancora il glomere, se non sono morte, per vedere le api morte davanti alla porticina e così via. Ok, ragazzi, io vi saluto, ancora una volta vi ringrazio perché siete davvero in tantissimi. Siamo quasi arrivati ai 2500 iscritti, io sono veramente felice di questo risultato e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.